Questo è il secondo appuntamento di Men in Movement dopo il bellissimo incontro che c'è stato un anno fa a Barcellona. E quindi, oltre ad essere un incontro, un convegno, un'occasione di discussione, è anche parte di un percorso, di una rete europea che speriamo si allarghi, di discussione sul maschile e sulla mascolinità. Quello che cerchiamo di fare con queste due giornate è di provare a ragionare sulla mascolinità intrecciandola al tema del cambiamento, no? E quindi riuscire a capire come leggiamo il cambiamento maschile, come lo riconosciamo e quindi anche come interpretiamo i processi di cambiamento nel maschile, che spesso sono controversi, contraddittori. In questi due giorni proveremo a leggerlo su più ambiti, dal tema della sessualità, alle relazioni di cura, alle rappresentazioni pubbliche, soprattutto ragionando molto sull'aspetto contraddittorio di questo cambiamento. Noi abbiamo anche nel nostro programma indicato il nesso tra cambiamenti, innovazioni, rotture, ritorni indietro, resistenze, resilienze, cioè vedere come in fenomeni apparentemente molto nuovi emergano dati, se volete, molto tradizionali, e dall'altro in comportamenti apparentemente revanchisti e di resistenza emerga comunque un cambiamento compiuto e non più, come dire, non più contrastabile. Anche molti comportamenti maschili revanchisti fanno i conti con il cambiamento avvenuto rispetto al quale difficilmente si può tornare indietro. Non discutiamo solo dei cambiamenti avvenuti nel maschile, nei comportamenti degli uomini, nelle relazioni, nella socialità maschile, ma proviamo anche a ragionare sui cambiamenti più generali che investono le nostre società, chiedendoci quanto la riflessione sul maschile ci possa aiutare a comprendere meglio questi fenomeni politici più generali. Insomma, la riflessione sul maschile può aiutarci a comprendere fenomeni politici e sociali più ampi, come la crisi all'interno del neoliberismo e quindi del modello di soggettività del cittadino neoliberista di fronte invece ad altre tensioni, come la crisi di credito delle elite tecnocratiche, i populismi, i nuovi nazionalismi. Questi grandi movimenti che dagli Stati Uniti all'Europa attraversano le nostre società hanno anche una possibile lettura dal punto di vista della riflessione sulla mascolinità. Noi crediamo di sì, perché la soggettività maschile si è costruita come modello per un'idea di soggettività su cui la politica e le istituzioni hanno costruito l'idea di cittadinanza, e quindi quella crisi di quella cittadinanza e di quel modello ha molto a che fare con la riflessione sulla crisi del maschile come modello egemone dominante. Per fare questa riflessione è però anche necessario chiederci quali categorie utilizziamo per riflettere sul maschile, soprattutto come costruiamo delle categorie teoriche per ragionare sul nesso tra conflitto, soggettività, egemonia, come è stato costruito, e relazioni gerarchiche, cioè capire se un soggetto posto al centro delle relazioni gerarchiche, dei modelli di genere, possa essere protagonista del cambiamento, portatore di un desiderio di cambiamento, o solo un soggetto che fa resistenza a questo cambiamento. Ovviamente per questo motivo l'intervento di James Messerschmidt è molto importante. Abbiamo chiesto a lui di essere qui in apertura proprio perché la sua riflessione in relazione anche con Connell è stata al centro della costruzione di una categoria fondamentale di lettura della mascolinità egemone, e quindi della pluralità delle mascolinità, del loro evolversi, dei loro conflitti interni. Ci piacerebbe che oggi Messerschmidt ci proponesse anche un po' un punto su questa riflessione, dopo ormai molti anni in cui la riflessione sul maschile è partita, a che punto siamo, quali sono gli scarti, i passi avanti che possiamo fare. Il tema delle categorie teoriche che usiamo rimanda
a un altro nodo teorico che ci piacerebbe discutere in questi due giorni, e cioè come si mette in relazione la riflessione critica sulla costruzione sociale della mascolinità con le altre prospettive teoriche e politiche, dai femminismi nella loro pluralità al queer, alle riflessioni del movimento LGBT che riguardano la costruzione sociale delle identità e soprattutto sul nesso appunto tra corpo e soggettività. La riflessione sul maschile ha imparato molto da queste esperienze. Oggi ci chiediamo anche se la riflessione sul maschile abbia qualcosa da dire, in particolare sul nesso tra corpo e soggettività, al centro del dibattito teorico nella politica, nei femminismi e in generale nelle riflessioni sul genere. Questo convegno, queste due giornate sono state proposte da gruppi accademici e quelli che vengono chiamati attivisti, associazioni, e spesso queste due dimensioni convivono dentro di noi. Molti di noi fanno ricerca mettendo nella ricerca la propria passione politica, ma al tempo stesso fanno anche ricerca avendo la consapevolezza della parzialità del proprio punto di vista, cioè di una ricerca non neutra, non astratta, ma una ricerca prodotta da una parzialità di cui bisogna rendere conto e a cui bisogna dare voce. Tra questi gruppi che hanno promosso le due giornate c'è l'Università Oberta di Catalunya, che è rappresentata qui da oggi, questa mattina, da Begonia Enguiz, da l'Università di Genova, forse se tra l'altro a te va di venire con noi in presidenza, da Manuela Batecola, per stare qui in presidenza, ma se vuoi stare più comoda lì va bene, dall'Università di Tor Vergata, che tra l'altro ci ha anche aiutato un po' a organizzare questi due giorni, la rivista internazionale About Gender, l'Associazione Maschile Plurale, che è una rete di gruppi di uomini italiani, come invece l'AIG, l'Associazione dell'Hombres por la Igualdad, che è una omologa rete invece iberica, diciamo così. Quindi tenteremo anche in questi due giorni di tenere insieme tutti questi punti di vista, queste domande e questi percorsi. E proprio perché è un percorso, chiederei adesso a Begonia di raccontarci di nuovo un po' come questi due giorni si connettono al convegno che abbiamo fatto l'anno scorso a Barcellona. Grazie. Thank you, Stefano. Well, first of all, I want to thank Stefano Ciccone and all the Italian organization of the Many Movement too. The Many Movement project was created last year by the Universitat Oberta de Catalunya, which I'm representing here, but Paco, Abril, and Christian Ardini are already part of the board of this conference. And with that conference, we started a series of conferences, and this one is the second one, to critically discuss masculinities. We think of Many Movement not only as an organization of a conference, but as a place or a locus to discuss critically on masculinities, and we aim to interrogate the current understandings of masculinities, not only in academia, but bringing together cutting-edge researchers from different backgrounds and academic traditions, and also, and I want to stress this point because I think it is particularly interesting, activists and practitioners in different fields related to gender equality, masculinities, or feminism, in order to enable conversations and build stable networks of discussions on masculinities from a critical perspective. Our name, Many Movement, expresses our intention to bring together critical thinking on masculinities considered as intersectional, complex, dynamic, and flexible social processes. We also consider that this critical reflection on masculinities is inescapable for social transformation and gender justice. Our first conference, as many of you already know, was held in Barcelona, and it was called Men in Movement 1, Trans/Forming Masculinities in Politics, Care, and Media.
It took place last year and it was organized by Universitat Oberta de Catalunya with the collaboration of AIG, Homes Igualitaris, an association of Spanish men for gender equality, together with many other entities, associations, and the support of a bank. Nothing is perfect, you know. It shed light on the ways in which men's daily practices are shifting, on how traditions and images of masculinity circulate and are reinvented through our focus, then, on the realms of politics, care, and representations. I just want to let you know that we have a web page. You will find it just navigating through Google and writing Men in Movement, sorry. And in that web page, you will find all videos from last year's conference, and eventually in, I hope, a month, you will find all the videos from this conference as well. We want to make of this web page an instrument for communication and sharing practices and thoughts on critical construction of masculinity. So please look at that page. The second conference, Men in Movement, as Stefano has already explained, is centered on the analysis of resilient, resistant, and changing masculinities in uncertain times. And it's organized by Tor Vergata University of Rome, together with WOG, Università di Genova, Università di Padova, AG About Gender, the International Academic Journal in Gender Studies, and the Men's Network, AIG, and Maschile Plurale. As you will see, or probably you'll see in the program, this conference is structured around four seminars, which I'm not gonna explain about them again because Stefano has also explained them, but it also hosts two evening workshops in order to offer further occasions for exchange and networking activities among activists, practitioners, and scholars. During the conference, we will also present AG About Gender special issue on masculinities. Forgive me my Italian, Maschilità, Transformazione, Cambiamenti, Resilienze e Riconfigurazioni, co-edited by Cristian Ardini from Universitat Oberta de Catalunya and Stefano Ciccone from Tor Vergata University. I invite you again to visit our webpage, to tweet this event, to post it on Facebook, to disseminate our reflection, to share our thoughts and our feelings. And of course, I thank you for being here. Thank you.